il giorno 2, mi sono appena svegliato e il tempo fuori è veramente bello, è decisamente più bello di ieri e il cielo è terso, c'è un bellissimo vento e sono pronto per la colazione. Oggi vorrei fare anche delle riprese col drone, però sono abbastanza preoccupato perché volare con circa 30 nodi, quindi quasi 60 km orari, non è una cosa facile. Potrebbe mettere veramente a rischio l'incolumità del drone. Il volo è stato un volo abbastanza impegnativo perché c'era un sacco di interferenze e non riesco a capire perché neanche a Lugano in centro ho fatto mai così tanta fatica, però qualcosa l'abbiamo tirata fuori. Ci siamo divertiti, ho visto delle cose molto molto interessanti. Andiamo a cercare la Jeep. C'è Gianmarco che sta combattendo con la linea wifi che è terribile. Ti tiro una banana in testa, quello della ricezione. Devo noleggiare un Jeep. Un Jeep? Sì. Sicuramente ci tratterà, ci converrà a trattare, perché qui se no ci lasciamo mezz'orena. Abbiamo fatto il deal per la macchina. Stiamo controllando la macchina prima che ce la consegni, in realtà la macchina c'è già un vetro rotto ed è già ed è storta, però vabbè, questo è quello che c'è, vi faccio vedere. Aspetta. Supermarket? A chi? Sì. A Casul? Ecco, infatti. Ah, non è. Stiamo andando nella downtown di Santa Maria. Adesso andiamo in hotel, prendiamo l'attrezzatura, andiamo da Free e poi ci organizziamo. Allora, la macchina abbiamo da meno da un'ora, secondo me non arriviamo alle prossime 10 ore. Andiamo a salutare l'eroe dell'isola. Manera. Lui è Mito Montero, l'eroe locale qua a Capoverde per quanto riguarda il kite. Bota a mão pro alto. Ai.